Dai, proseguiamo un pochino con Tavern Master. Continuiamo la nostra avventura qui nella taverna, dove stavamo cambiando un po' di seggiole qua e là. Allora, aspettate, fatemi fare un recapino, perché se non sbaglio avevamo appena dato una festa. E per quanto riguarda la ricerca, questo qui per il vino, avventure, eventi speciali. Penso che possiamo fare anche altri eventi speciali. Fatemi controllare qua, questo ce l'abbiamo. Vabbè, iniziamo intanto il giorno, che tanto poi mentre iniziamo il giorno ci organizziamo. Ma perché questo ogni volta è infelice? Scusa, però inizia a volere un po' troppi soldi, eh. Possiamo dirlo che inizia ad essere un po' troppo... insomma. Grazie Andrea, grazie per i 26, grazie mille. No, per quanto riguarda le ricette dobbiamo... non possiamo sbloccarle, perché ci serve altro per poterle sbloccare. Nel senso, per sbloccare le ricette ci serve appunto il... la griglia al barbecue, poi ste altre cose per cucinare, accessori per zuppa, vedi, ci vuole un po' per arrivarci, quindi al momento dobbiamo aspettare che la ricerca finisca. È il vino che fa nome. Ok, allora aspetta, andiamo in pausa un attimo. Abbiamo sbloccato il vino, quindi adesso questa qua è... dobbiamo dare un'altra festa, mi sa, per farlo, perché 30 persone normali e un po' di altolocati, mi sa. Allora, a questo punto compriamo il barile di vino, riempiamolo. Mazza quanto costa il vinello, eh. Però vabbè, ricarica tutto, va. Facciamoci trovare pronti. Menù. Livello successivo del cesto di frutta. Bravi tutti. Ah, questi sono quelli degli eventi, va bene. Poi vediamo se fare l'altro evento, perché effettivamente la ricerca qua... vediamo se si blocca o meno. Al momento arrivano 116 clienti al giorno, attenzione. Altro menù, cos'altro abbiamo livellato? La torta di mele, bravi tutti. La parola si chiama Arturos. Poi magari vediamo se la ribattezziamo da Arturo o cose del genere. Allora, al momento abbiamo perso un po' di soldi, vabbè, perché abbiamo comprato il vinello, poi pian piano ce lo rifacciamo, ce lo ripaghiamo. E pian piano cercheremo di aumentare anche il prestigio della nostra taverna, in modo tale che arrivino sempre persone di un certo calibro. E aspettate che qualcuno ha livellato qua. Ah, è il cuoco. Allora, il cuoco possiamo aumentare l'abilità nei piatti principali, nelle zuppe, nei dessert. Forse l'abilità nei dessert, visto che alla fine, ora come ora, il nostro menù è tutto fatto di dolci, quindi tanto vale che aumentiamo i costi. Allora, oggi abbiamo guadagnato 6 monete, però c'è da dire anche che abbiamo speso 400 per la botte di vino, più un tot per rabocco, eccetera eccetera. Per quanto la ricerca riguarda la ricerca, ecco, dobbiamo... ci mancano 10 persone di questo calibro, quindi facciamo un eventino, organizziamo un evento sempre per questi. Compensa 200 acqua limonata per 4 persone. Ok, 400 è il requisito. Questo lo possiamo fare quando ci pare. Questi naturalmente pagano anche di più, va bene, eccetera eccetera. Allora facciamo questo qua. Possiamo rifarlo l'altro, no? Sì. A posto, inizia il giorno con il nuovo evento. Questo vuole di nuovo altri soldi. Vabbè, sta a rompicoglioni però, eh. Mi sembra eccessiva come cosa. Iniziano ad essere un po' pretenziosi questi, eh. Però da Arturo poi era mantan... aspetta.
Rabbocca tutto qua, vai. E poi appena sblocchiamo che cosa, allarghiamo un po' la cucina qua, e la cucina va allargata un po', eh. 116 clienti al giorno al momento, vabbè, piano piano. Tanto le cose ce le notifica, quindi va bene. Aspetta, menù, abbiamo livellato la torta di ciliegie, signori. Ah, bravi tutti. Bravi tutti. Ci sta, eh. Mentre per quanto riguarda questi qua, le decorazioni, un podio, eh. Solo piatti principali per tutto il giorno non si può fare. Decorazioni in realtà si potrebbe fare. Raggiungi 2 stelle, vabbè, piano piano. Decorazioni, magari qualcosa di più 24, più 50. L'armatura, ma questo è il fatto, è che più 150 l'armatura. L'armatura è il suo perché, eh. Caminetto, no, il caminetto devo comprare. Caminetto, allora signori, facciamo qua l'ingresso, qua il barista, qua il cuoco, poi qua faccio il podio dove cantano quelli, e il caminetto lo metterei su quest'altra parete. O forse anche qua potrebbe stare, perché qua comunque possiamo eventualmente allungare un altro po', sì. Poi ci allarghiamo, dai, il caminetto però ci vuole, il caminetto lo voglio. Attenzione che qualcuno ha livellato, Arturos, bravi tutti. E adesso è felice, grazie al cazzo, di questi soldi. Velocità versa le bevande, sta al massimo, velocità trasportando, dai. Olè, oggi abbiamo guadagnato 583 stipendi, ricariche, abbiamo comprato il cibo, va bene. E di conseguenza la ricerca, scusa, perché... Ma uno solo ne è venuto di quelli. Ma come, che barbonata è? Perché è venuto uno solo di quelli là, scusate? Non dovevano arrivarne tipo... Ah no, adesso è l'evento? Ah no, adesso è l'evento, ok. Perfetto, perfetto. No, pensavo di averlo messo nel giorno giusto, invece era... Prima, vediamo. Penso, che cazzo ne... perché? Speciale organizzando eventi, migliorando la valutazione del cibo. Vediamo. Sta sempre piantato là. Aspetta che questi sono cazzosi. Però, signore, stiamo esagerando qua con gli stipendi, eh. Io ve lo dico. Che cos'è? Eccessivo, eccessivo. Soldi iniziamo ad accumularne abbastanza, dai. E poi facciamo un po' di espansione, caminetto. Mettiamo anche delle sedie più adatte, così arrivano persone più altolocate, insomma. Allora, andiamo a rabboccare, va, almeno spendiamo un po' di soldi. E oggi... Allora, rimane sempre così. Chi ha livellato? La signora Lana. Facciamoli trasportare più velocemente, va. Oh, aspetta, l'abbiamo fatta la ricerca. Griglia per barbecue, dai. Allora, potendo andare avanti, più 14 clienti per giorno. Vabbè, a sto punto faccio questo.
avventure. Poi vediamo anche che roba. Allora. Il giorno dovrebbe essere terminato e... Beh, a sto punto oggi abbiamo guadagnato 453, quindi andiamo a... ad allargare un pochino qua. Iniziamo subito con... le espansioni, signori. Dai, ci stiamo, che fa? Ci prendiamo tutto il terreno disponibile. Poi magari ci allarghiamo pure là, piano piano. Finestre. Allora, potremmo fare... questa qua, la finestra. Mettiamo qua. E qua. Poi... pavimento, ci rimettiamo questo, facciamolo uguale il pavimento. E a posto così. Per quanto riguarda le costruzioni, allora, a parte che mettiamo un po' di luci subito anche qui. Oddio, luci possiamo mettere 50 questo e 50 pure questo, quindi sono uguali. 50 pure questi, quindi a livello di prestigio sono tutti uguali. Giusto per vedere qual è più figo. Forse pure proprio la candela. 4x2, 4x2. 4x2 sono uguali anche a livello di cose. Che dite? La torcia, la lampada o la candela? Alla fine costano tutto uguale, sono tutte uguali e fanno tutte la stessa luce. Sta venendo un po' troppo, non lo so, però la torcia pure potrebbe essere... fa la luce un po' più rossiccia la torcia. Oddio, però... no, costano tutte uguali, abbiamo 1500. Sì, le candele due ce ne vogliono, sì, una qua e una qua. No, sto vedendo proprio come stile, quale... perché questa fa la luce rossiccia che non è neanche male. Si potrebbe pure alternare. Questa fa una luce... vabbè, uguale all'altra. Sì, queste sono uguali. No, fuori non credo che possiamo abbellire. Ah, sì, in realtà sì. Allora, le lampade fuori sì. Scusa, la taverna deve essere figa pure da fuori. Vabbè, facciamo prima una cosa. Compriamo la griglia del camino. La piazziamo qua. Allora facciamo una cosa. Sposto un po' tutto più in là. Vabbè, possiamo pure lasciare un po' di spazio. Non per forza deve stare tutto attaccato, eh. Così. No, aspetta, questo qua. Lo sposti. Dove cazzo sta? Ma perché me l'ha buttato là? Ma sei rincoglionito. Lo metti un po' più in qua, semplicemente. A metà strada, almeno non sta troppo tutto attaccato. C'ha un po' più di spazio anche lui. Aspetta, fatemi vedere una cosa, però il camino com'è? Il camino qua ci starebbe bene, però, eh. In fondo alla sala. Il camino fa figo, eh. Però poi non abbiamo soldi per fare altre cose. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Continuiamo a mettere le candele qua. Poi qua magari ci mettiamo il caminetto e via.
Vai, iniziamo il giorno seguente. Adesso 103. Vabbè, questi sempre quei soldi. Hanno rotto il cazzo, però. Non è possibile. Non è veramente possibile. Stanno sempre i tristi. Allora, adesso noi in linea teorica possiamo cucinare anche cose in più, come la carne, immagino. Fatemi vedere una cosa, non ricerca. Sì, adesso possiamo fare il pesce arrosto e la ciotola di pollo. Ah, la carne viene indicata in generale, ok. Grazie Shimatsu, grazie per gli 8, grazie mille. Grazie mille. E sì, tutto viene indicato così. Bistecca di pesce, ancora non possiamo. Immagino che pian piano sbloccheremo anche le altre ricette, va bene. Oh, intanto facciamoli cucinare, facciamoli fare cose. Poi piano piano attrezziamo anche i tavoli fatti meglio, perché i tavoli fatti meglio aumentano il prestigio, quindi. Per gli eventi noi adesso eventualmente, qualora volessimo... Ah, no, i requisiti, non abbiamo il formaggio. Degustazione di vini. Ma il formaggio lo sblocchiamo qua, scusa. Per sapere. No. Aspetta, no, il formaggio mi sa che lo sbloccavamo qua. Sì. Eppure questo. Aia, e allora aspetta. Predecorazione dobbiamo comprare per forza. Il podio per i musicisti pure. Ma lo spazio non è che c'è sta tutto sto spazio, Podio per i musicisti quanto è grande, scusa. Dove sta il podio per i musicisti? Decorazioni? Speciale forse, sì. 8 per... Ah no, si può mettere magari pure qua all'angolo. Così mettiamo il caminetto qua, il podio per i musicisti qua. Vabbè, lo facciamo a fine giornata. Il tavolo dell'avventuriero. Scrivania per ricerca. Ah, è da 8. Dobbiamo allargare la taverna qua, Dobbiamo prenderci questi due spazi, spostare questi qua al bordo. Magari facciamo il bancone da una parte, la cucina da un'altra. E allargarci pure qua. Poi naturalmente possiamo fare pure il secondo piano, però quello per le stanze, immagino. Perché sotto se magna e sopra se dorme. Faremo una grande taverna, signori, don't worry. Attenzione, ricercona completata. Aspetta, metti in pausa che abbiamo sbloccato quello per gli avventurieri. E iniziamo la ricerca di Ale. Non so cosa sia, ma va bene. Il tavolo dell'avventuriero credo che sia discretamente grande. Ah no, neanche troppo. Bellissimo. Che figata. Però dobbiamo riorganizzare un pochino, No, su due piani si può fare, però penso che sia per le stanze, perché poi possiamo mettere pure tappeti speciali, luci, decorazioni e posti. Scusa, io mi ricordo, dov'è che avevamo letto il coso delle stanze? Camerieri, ok, vabbè, questo sta livellato. E... fatti pagare i consigli, va. Mi ricordo la cosa delle stanze. Oggi abbiamo guadagnato 904, molto bene, molto bravi. Grazie Pintino, grazie per i 17, grazie mille. Grazie per i 17 mezzozzi. Allora, qua tocca iniziare un attimino a ristrutturare un pochino, credo. Perché purtroppo qua dietro più di questo non possiamo fare. Il tavolo dell'avventuriero secondo me poi va nella parte un po' più centrale, no? Direi di sì, quindi dovremmo poi spostare i tavolinetti qua sotto. Vabbè, questi li possiamo pure togliere. Mettiamo altri tavoli un po' più raffinati, per dire. Tipo questo lo possiamo togliere e ci metto... Iniziamo a mettere cose un po' più sofisticate.
non è che ne possiamo mettere così tante. Però tavolinetti da due, poi mettiamo il podio dei musicisti, lo piazzo qua all'angoletto, come dicevamo, che almeno fanno un po' di caciara. Ci sta il podio dei musicisti all'angoletto. E questo tavolo secondo me starebbe bene tipo qua nella parte un po' più centrale. Qua no, poi è troppo vicino alle cucine. Vabbè, per il momento potrebbe andare bene anche così. Adesso abbiamo comprato un podio per i musicisti e sblocchiamo questo. Decorazioni, io sto aspettando il caminetto, eh. Anche se in realtà i soldi ce li abbiamo pure, però... Vabbè, intanto scusate, facciamo un'altra giornata nel mentre accumuliamo comunque soldi, dobbiamo vedere questo. Aspetta, nessuna. Podio dei musicisti. Banda con una persona. 8 canzoni più 7 persone. Clienti aspettano 10 secondi in più a questo piano. Ah, ok, quindi si rompono il cazzo di meno. E costa 50 al giorno. Banda con 2 persone, 10 canzoni. 14 persone, clienti aspettano 20 secondi in più. 100 al giorno. 200 al giorno questa. Vabbè, facciamo per il momento una da... una persona, dai. Più 7 persone, 8 canzoni, aspettano 10 secondi in più. La tua selezione sarà applicata domani. Ah, cazzo. Non lo sapevo. Tavolo dell'avventuriero. No, perché... facciamo loro. Domani arrivano quelli a suonare, allora. Vabbè, niente. Calendario che vuole? Perché mi ha segnato qualcosa? Ah, no, perché adesso possiamo fare... No, non possiamo fare niente. Altre cose sono bloccate. Anche il formaggio. Non so perché ce la segna così. Vabbè. Facciamo un po' di... questo è sempre... scazzato, eh. Facciamo un refill di tutto, va. Così almeno sappiamo proprio i soldi che abbiamo. La ricerca prosegue qua. Un po' lenta, però sì, dai. No, altri tipi di feste non ci stanno, onestamente, sono solo queste. E sono tutte bloccate, questa qua non abbiamo le ricette, quindi non so perché. Addirittura Mago Merlino, visita del principe, festa del re e della regina, attenzione. Festa a tema vichingo, figata. La giornata è quasi finita. Vediamo un po'. Sì, no, sta andando avanti. Però vedevo che era da un po' ferma, barra rallentatina, quindi... Olè. Allora, adesso possiamo fare questo qua, che sono più 14 clienti al giorno. Prezzo delle bevande. Ah, possiamo scegliere il prezzo delle bevande, forse. Tavolo da taglio, accessori per zuppa, più uno bar. Cazzo. Nuovo piano. Ricercatori, 21 clienti al giorno. Stoccaggio dei barili, griglia per barbecue. Altro piano. Bar illimitati. Ah, perché possiamo mettere un altro bar magari al secondo piano, ok. E per il formaggio dobbiamo sbloccare un'altra cosa. Cameriere illimitate, no, non mi serve. Più 14 clienti al giorno può esserci utile. Oddio, in realtà siamo abbastanza pieni. Magari il prezzo delle bevande riusciamo... volendo, ad aumentare un pochino il prezzo. Non si sa mai.
E sì, dobbiamo mettere altri cose, decorazioni. Quindi in realtà a questo punto io vado a mettere qualche decorazione. Però voglio mettere comunque quelle fighe. Quindi vado a metterci il caminetto, signore. Tanto prima o poi lo dovevamo mettere. Magari poi lo spostiamo. Però il caminetto qua lo metto. Per forza di cose. E poi sì, per carità, tre decorazioni possono mettere pure delle cagatine così, eh. Che costano poco o niente, però. Metterei comunque qualcosa di più figo. Questa come starebbe qua? Ma questa potrebbe stare all'ingresso però, scusa. Vuoi mettere? O all'ingresso o all'angolo però non. Qua c'è troppo spazio poco sfruttato comunque. No, la metto qua, dai. O così. Appena entri, te caghi sotto. Mettiamola qua. Sì, è. E aspettate che risistemiamo un attimo la situazione, perché questi. Sfruttiamo bene questo spazio. Tanto se po Oddio. Se possono andare a sedere pure dall'altro lato se ci sta poco spazio. Cerchiamo di capirlo. Se si siedono anche qua significa che ci può stare là. Vediamo. Almeno riusciamo a mettere pure il tavolo degli avventurieri. Facciamo un po' più di spazio. Questi vanno bene così. Lasciamo così per ora in modo tale che capiamo se funziona. Poi il giorno successivo mettiamo l'altro baracchino. Grazie Raftul, grazie per i 7. Bonsoir, bonsoir, grazie mille. Vediamo. Dobbiamo capire. Allora, a parte che adesso viene quello a suonare, quindi viene anche più già 173 clienti al giorno. Vediamo se si possono sedere pure qua o se una volta che si sono seduti questi si bloccano i posti. No, ci passano. Perfetto. Secondo me questi possono mettere pure più vicini, eh. Attenzione che i soldi al momento siamo in perdita, vabbè, perché abbiamo pagato gli stipendi della giornata, eccetera. Allora, questo è livellato. Chi è? Aumenta la velocità. Piano piano ci rifacciamo i soldi. Ah, però aspetta, abbiamo sbloccato anche. Barile di ale 500 costa. No, ancora non possiamo. Andiamo al giorno successivo. Poi li mettiamo anche più vicini i tavoli. Secondo me se può fare. Poi proviamo a capire se si possono mettere attaccati. Così almeno ci mettiamo il tavolo degli avventurieri. Che è da 8 e fa pure figo, eh. Fa fashion. Oh, sbaglio, stanno a ordinare poche cose al nostro luogo, eh. Ok, abbiamo finito il prezzo delle bevande, quindi andiamo a mettere più clienti, dai. Poi mettiamo il tavolo da taglio. Il tavolo da taglio penso che sia per la cucina. Sì. No, ho capito l'albero della ricerca, però volevo capire poi che ricette mi andavi a sbloccare, magari per il tavolo da taglio. Bistecca, magari una griglia da barbecue, un tavolo, ok. Ah, così per toglierlo dal menu, ok. Quindi per eventualmente sbloccare il baracchino. Fare l'obiettivo di dare solo piatti principali. Allora, oggi pure è stata ricarica tutto pure qua. Il barile di ale ce la facciamo acquistarlo, sì, ma non facciamo.
Ricarichiamo un pochino a metà. Cambia i prezzi. Allora, vediamo. L'acqua non ci costa niente ricaricarla, la vendiamo a 2. La birra ci costa 1, la vendiamo a 4. Ma posso aumentare tutto? Ah, aumenta tutto di 1. Ah, i clienti diminuiscono però. Vedi, passano a 159. Ah, però siamo al minimo. Scusate. Un minimo di aumento ci sta, un rincaro. Tanto 159 clienti al giorno vanno pure bene. Non ci abbiamo mica tutti sti posti noi. Scusa, eh. Anzi, secondo me potremmo... 138 clienti al giorno va bene. Vai. Ora, vediamo anche se per l'appunto si possono mettere così vicini. So che è un po' risicata la situazione, ma facciamo dei test. Questa è proprio pandemia non fu. Dobbiamo cercare di ottimizzare gli spazi. Facciamo un test, vediamo se così si siedono tutti, che qua ci mettiamo il tavolo degli avventurieri, va? E qua un'altra fila magari di tavoli da 2. Vai. Vediamo se riescono a sedersi. Pure qua dico, cioè... No, ma questi camminano, vanno, vanno. Non c'è sta problema. Siamo un po' in negatività con i soldi. Poi mettiamo altre sedie un po' più sportiveggianti. Comunque sì, possiamo mettere cose d'avventuriero, eh. Guarda il caminetto come ti fa atmosfera, dai, ma di che stiamo a parlare? Chi ha livellato? Il cuoco. Bravi tutti. Abilità per i dessert. Beh, con l'abilità per i dessert, giovane. Per il momento un cuoco basta, poi magari quando facciamo più piani... organizziamo. Io gli upgrade li faccio sempre finita la giornata, pure mo per dire la casa, il tavolo. Abbocca tutto, ma yeah, tanto facciamo pagare di più. 138 clienti al giorno, noi non abbiamo così tanti posti, quindi possiamo aumentare i prezzi. Mettiamo il tavolo degli avventurieri al centro. Poi vediamo anche se cambiare un po' lo stile della... Ci potrebbe anche stare. No, ma tanto pure se andiamo in negativo non succede niente, quindi va bene. Non si arrabbiano ugualmente, quindi ci può stare. Magari qua dietro gli posso mettere qualche decorazione al fuoco. Oppure qua. Tipo questa qua. Quello delle pergamene non ci sta granché. Però dove stava? Appendiabiti no. Però tazze sul muro. Vabbè, aumentano di poco. Però le tazze sul muro, cioè qua ci stanno bene. Al barista. Riempiamo un po' di ste stronzatine. L'appendiabiti può servire? Poteva servire magari qua, ma ci mettiamo qualcosa di più fashion. Bandiere come... Ah, me le mette sui pilastrini. Allora possiamo farlo solo... sono uguali, sì. Solo su quelli dove siamo arrivati alla fine. Possiamo comunque scegliere il colore. D-
di alcuni. Cioè questo e questo. Come è possibile scegliere il colore? Come cambio il colore di questo articolo? Questo elemento si sovrappone a qualche altro elemento. Ah sì, sulla luce. Vabbè, fa vedere comunque. No, cazzo, fammi cambiare il colore però, mortacci tua. Ah, su la cremana. Scusi. Ah, da qua si cambia poi. E dai, ci sta. No, ma Arturos verde. Anche se probabilmente avrei. Questa forse era più figa, però. Scusate, proviamo. Questo si sovrappone alla luce pure là. Allora sei un barbone. Possiamo metterli però qua. No, qua pure alla luce. Qua c'è sta questo, niente. Si rammonta tutto. Però intanto abbiamo sbloccato questo per le decorazioni. Poi due stelle con un cibo a caso. E per servire i piatti principali aspetto di averne un po' di più. Se no non va bene. E ok. Allora, clienti serviti, 51 di questi, 2 un turnare, occupazione media 96%, posti totali 28 comunque abbiamo. Allora, il menu, aspetta che qualcosa forse arriva a livello 2, eh? No, questo è a livello 1. Ci siamo giocati tutto per... Sì, 1000 costa questo. Vabbè. Altro giorno, altro giorno. Chi è questo? Attenzione. Un ladro? Ma... Ha la videosorveglianza? Ma mi si è fregato... Sembra che un ladro abbia appena rubato uno dei tuoi barili. Assicura di assumere una guardia in modo che non succeda più. Che m'ha fregato? Acqua, birra, vino, Ale. La limonata. Vabbè, la limonata si è piato tutto sommato. Però non la posso ricaricare la limonata, mortacci tua, tieni. Vabbè. Compra un nuovo barile di limonata, ma li mortacci tua, tiè. Riscattiamo i soldi almeno. E quindi possiamo assumere del personale? Guardia di sicurezza. Vabbè, però qua gli stipendi iniziano ad essere un po' eccessivi, Rob. Ah, questi sono tutti uguali, non hanno particolarità, Adam, Rob, Isaac, Talbot. Allora, Isaac lo vedo bello prepotente, Vedi? Sta coperto pure in testa. C'ha una certa età, però... Questo c'ha lo spadone, ma gli basta il coltellino, secondo me. Assumi Isaac. Che c'ha la sua età, ma... È ancora prepotente, Hanno fregato... E poi la limonata, tra l'altro. Dobbiamo macinare un po' più di soldi, signori. Ma arriviamo a 1000 e mettiamo la tavolata là a centro. Pure gli altri tavolinetti, magari. Anche se ci possiamo allargare, che forse ci costa meno. Aspetta, vediamo cosa abbiamo livellato. Il pollo, va bene, dai, meglio di niente. La ricerca procede, attenzione, stiamo per sbloccare 14 clienti e poi latte sidro e idromele da bere. Oddio, pure il tavolo da taglio ci può stare, pure il tavolo da taglio. C'è anche la tavolata quella grande, in realtà, da poter mettere. C'era... Vabbè, questo è il tavolo di lusso. Cioè, questa tavolata da panico. Che ci starebbe precisissima, tra l'altro,
Però onestamente vorrei mettere questa qua. Vabbè. Allora, ricerca. Più 14 clienti. Iniziamo quella. Il tavolo da taglio, va. No, no, il gioco completo si sta su Steam. Ce l'ho da un bel po' in realtà, perché è uscito, mi sa, a fine dell'anno scorso, novembre, non mi ricordo. Però ce l'ho da un bel po'. La limonata ce l'avevamo rimessa poca in realtà, però mo ci abbiamo un po' di soldi, quindi ricarichiamo qua. Ricarichiamo pure il cibo. Almeno ci togliamo il pensiero. Poi appena abbiamo. Dobbiamo arrivare a 60 per questo, eh. Vabbè, il tavolo dell'avventuriero, ok. Servi solo piatti. Questo possiamo pure farlo una volta. Mettiamo solo piatti principali e buonanotte. Magari. Si può pure fare, dai. Facciamo così, allora. Andiamo al menu. Facciamo una giornata dove serviamo solo piatti principali. Oggi solo pesce, pesce arrosto e ciotola di pollo. Oh, almeno sblocchiamo l'obiettivo. E il tavolo comunque non ci arriviamo. E facciamo un'altra giornata, va. Via, via, veloci, veloci. Lavorate, lavorate. Qua, vabbè, ce l'avevamo già. Il pane potrebbe livellare, tra l'altro, quindi. Saranno un po' infelici, magari, che oggi se mangia poco, però. Possedere 18 panche. Ce l'abbiamo? No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, cazzo, 18 panche. Vabbè, ci dobbiamo allargare. Ci dobbiamo allargare. Ma la musica del bar. Scusa, prima la musica c'era di più, o sbaglio? Forse sente solo ciaulare. E che cos'è? E 127 clienti al giorno, non sono tantissimi in realtà. Ma. Forse è anche il menu che varia sta cosa. Saprei. Tra un po' ci serve un'altra cameriera che qua abbiamo. Guarda questo come serve le cose da bere, ma si accumulano qua. O le cameriere iniziano a caricare più roba, è un problema. Guarda là. Vediamo, teniamo d'occhio un po' sta situazione, perché poi se la gente aspetta se ne va, Ce ne segna 16, e allora sì, forse pure le sedie. Beh, allora se mettiamo il tavolo da 8 forse. Ah no, però riescono, ci stanno momenti in cui sono più in difficoltà, però poi si rapparano. Ok, va bene. Poi compriamo pure il tavolo dell'avventuriero. Oh, aspetta, la ricerca abbiamo fatto. Tavolo da taglio. Accessori per zuppa. A secco. E fatemi. No, vabbè, lo mettiamo dopo quello da taglio. Dai, finiamo la giornata. Allora, oggi abbiamo guadagnato 9,51. Va bene, quindi abbiamo in linea teorica livellato la signorina qua. E quindi trasporta più bevande, signora. E poi abbiamo sbloccato i piatti principali da servire solo esclusivamente. E adesso possiamo rimetterli tutti. Compriamo per la cucina il tavolo da taglio, che non so a cosa serva, ma poi lo vediamo. Dove cazzo lo metto il tavolo da taglio? Allora, quanto occupa? Allora dovremmo fare una cosa.
forza di cose dobbiamo organizzarci così. Oddio no, perché non me l'ha spostato questo? Vabbè, mettilo qua. Tavolo da taglio lo piazziamo qua. Un po' strettino, per carità, però la cucina noi la famo così. Quelli in realtà potremmo mettere il bancone avanti e tutte queste cose dietro la cucina. Però lo facciamo dopo che allarghiamo qua. Lasciamo il bancone un po' più avanti. Questo magari sì, poi lo spostiamo indietro. E vediamo cosa cambia nel menu. Ah, adesso può fare la bistecca di pesce e la bistecca. Certo, avendo tutte queste cose magari è più difficile livellare i piatti perché ne deve fare tanti. Però se ne lasciamo uno, consegna solo pane, la gente ordina solo quello e lo livelli. Quindi tutto sommato ci sta come cosa.